Salve! Alla fine di questo video capiremo perché per scrivere BioBlue su Google bastano due lettere e per scrivere magari il tuo nome, io faccio una prova con il mio nome, ne servono sette di lettere. Con lo spazio. Per parlare di BioBlue però dobbiamo capire cos'è la catena alimentare. Piramide alimentare è l'insieme dei rapporti tra gli organismi di un ecosistema. Secondo gli esperti, questa sarebbe la piramide alimentare. Ci sono le piante in basso, poi gli erbivori, i carnivori e poi c'è l'uomo. Peccato però che nessuno gli fa vedere questo qua, sta qua in alto. Allora, partiamo dalla prima, le piante. Come sappiamo, le piante assorbono con le radici dal terreno un miscuglio di acqua e di sali minerali. Per avere però l'acqua e i sali minerali, le piante hanno bisogno del sole, se no non ci arrivano a queste. L'erbivoro, come sappiamo, mangia l'erba, per fare ciò ha bisogno di piedi, denti, in questo modo può arrivare a questi elementi qua, sali minerali, acqua, vitamina, eccetera. Gli animali carnivori invece hanno bisogno di mangiare carne, quindi per fare ciò devono usare piedi, denti. Nel caso dell'uomo che mangia tutte e tre queste cose qua, deve usare mani, piedi, denti e può avere accesso a proteine, sali minerali, acqua, vitamine, eccetera. Attenzione, stai per scoprire cosa mangia il re della catena alimentare. Sei pronto? Lui ha bisogno di questi quattro elementi. Deve mangiarli tutti e quattro, purtroppo. Perché sì, lui è vero che ha bisogno di proteine, sali minerali, acqua, vitamine, eccetera, ma non solo. Come vediamo, lui non ha piedi e mani perché il cibo lo procura questo tipo qua. Però lui ha bisogno, per stare qui in alto alla catena, per essere il re della catena, lui ha bisogno di entrare in contatto con la sua parte più animale, perché se no, insomma, non riusciresti a usare la frusta e comandare gli altri, no? E per fare ciò deve letteralmente mangiare uomini, purtroppo. Questo è quello che non vi dicono nei libri. Beh, non molto tempo fa, quando ancora non c'era questo simpatico ragazzo qui, beh, noi riuscivamo a procurarci il cibo, cioè ad avere accesso a questo qua, e usando il cervello. Però poi questo simpatico elemento qui ci ha detto che non c'è bisogno del cervello. Vieni nel mio sistema e tu devi solamente lavorare e mangiare. Penso a tutto io. Cioè, ma lei mi sta dicendo che io posso avere accesso al cibo senza usare la testa? Senza fare tutto quello sforzo che facevo prima? Cacciare e tutto? Sì, non devi fare più niente. Io non voglio che tu ti sforzi. Dammi tutti quei strumenti che usavi prima, le lance, le frecce, le reti per pescare. Tutto quello sforzo inutile ormai, ci penso a tutto io. Tu però non è che puoi stare senza fare niente. Ecco, uno strumento utilissimo per la tua sopravvivenza. Al posto delle lance, ecco, devi votare. Questo è il tuo compito adesso. Mi sembra un'ottima offerta? Complimenti. Scusa, ma perché non stai parlando di BioBlue? Sta arrivando effettivamente il momento BioBlue, perché siccome sono nati i partiti, no? Questi sono i partiti, e siccome ormai l'uomo ha fatto un affare, niente più cervello, niente serve cervello, sforzo per cacciare tutto, no? Ci pensano loro a procurarti il cibo, no? Ci pensa il partito. Ecco quindi che arriva la saggezza di BioBlue, che ci aiuta a scegliere il partito, lo strumento quindi giusto per poter mangiare. Ed arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, Così si fa. nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema Importantissimo. destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Melodì. Melodì. Ti va la Gli merenda? No, esperti. niente, niente, non vedi che sto guardando? Lui sta Signore, cacciando in tu questo mica non momento, mangi. quest'uomo. Vina, stammi a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Ora, per la gente che insomma si informa come Fantozzi guardando solo la TV, c'è la TV. E per invece quei pochi che diciamo si sforzano un minimo di più, c'è internet, no? Sia nel caso della TV che nel caso di internet, lo scopo dell'esperto è quello di mandarti ai partiti che sono stati già scelti dal malato di mente qua sotto.
attenzione, levo la mia faccia. Questo è il malato di mente che parlavo. Quindi il malato di mente ha reso più grossi i partiti che ha già scelto lui. Okay? Vedete che c'è, è più facile la scelta, votare per questi qua. Invece i partitini, questi qua, hanno meno spazio. I partitini che in teoria sarebbero per la pecora qua, hanno meno spazio. Come ci riescono a portare la gente qua? Usando gli esperti. Come dicevo, c'è l'esperto per la casalinga di casa, insomma, gente che guarda solo la TV e basta. E poi ci sono quelli un po' più aggiornati, più hanno un minimo un grammo di cervello in più, ancora ce l'hanno, che usano internet, e per loro c'è bisogno di BioBlue. Come sappiamo però, per fare un buon lavoro c'è bisogno di tempo, no? E soprattutto di cervello, cioè nel senso, per votare, no? C'è bisogno di fare ricerca, come faceva Fantozzi, no? Però non ricerca così solo con la TV, purtroppo. Quella, anche se Fantozzi pensava di sforzarsi, comunque era uno sforzo, cioè la trappola, diciamo, perché la TV è in mano al simpatico elemento qui, no? E quindi ecco perché noi ci caschiamo sempre, perché facciamo sempre la scelta più facile. Finiamo sempre nella bocca del lupo, ok? La scelta più difficile richiede tempo, purtroppo, ricerca. Quindi più si va più verso questi estremisti qua, questi terroristi, come li chiamano. E più è difficile, insomma, più tempo serve, più così bisogna usare il cervello e tutto. Cosa che purtroppo, avendo fatto questa ottima offerta alla Pecora, complimenti Pecora per l'offerta, è stato un ottimo affare che ha fatto, quello di non usare più il cervello. E questo però ci fa cadere in questo loop, in questo errore continuo, no? Che fa la Pecora, no? Che vota sempre, no? Ti ricordi quando c'era Berlusconi, no? Che avrebbe risolto i problemi, no? Poi è arrivato Renzi, chi sono arrivati? I pupazzi che vi mettono sempre tutte le volte, no? Ora c'è il Movimento 5 Stelle che risolverà tutto. Se non ricordo male, non molto tempo fa, il nostro esperto ci aveva consigliato il Grillo. Ora però che è diventato apertamente, e non abbiamo più dubbi, partito del sistema, e lui così ci proporrà la prossima soluzione. E già parla nei suoi video di questo nostro nemico che è il neoliberismo. È facile cascarci però, perché questi sono esperti a fare il loro lavoro. Come questo per esempio, si chiama Joe Rogan, vediamo, qui siamo in America, dove diciamo c'è un'altra versione di BioBlue, diciamo, ancora più estrema. Lui fino a non molto tempo fa vendeva vibratori e cose del genere, ora insomma parla in vita, vediamo il suo canale YouTube per esempio, gente tipo Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Alex Jones, altro shill come lui, altro esperto così, così ribelle diciamo, di internet, con tante views. Vediamo le visualizzazioni qua, 6.600.000, Jordan Peterson, che è un altro shill diciamo, e Jesse Ventura, un altro shill, Russell Brand, un altro shill, Brian Cox, e quello insomma che ci dice come funziona l'universo, Mel Gibson. Quindi immaginiamo un ribelle che può permettersi di intervistare gente del genere, diciamo. Insomma, lui c'è di tutto qua. Qui ha fondato Twitter, Facebook, cioè tutti vanno da questo ribelle. Questo è un ribelle, e guarda caso tutti questi personaggi famosi che insomma mangiano alle nostre spalle tranquillamente vanno e si fanno intervistare. Ma vediamo come anche il canale del nostro esperto in questione non è che cambia molto, insomma. Qui questo esperto qua ci dice come funziona, stai parlando di Darwin? Ci dice insomma che ha detto un sacco di cazzate. Qui c'è addirittura il Papa e Fusaro, grandi eroi. Come si chiama questo? Umberto Galimberti, ragazzi, che ho fatto, cioè fra tutti quelli che ho diciamo così smascherato in questa serie. E Galimberti io lo metto veramente fra quelli più mostruosi, veramente. Cioè, per quello gli esce dalla bocca è incredibile come fanno a lasciarlo parlare, veramente. Che significa? Che gli uomini sono dei pressappoco rispetto alle macchine. E qui vediamo che ha intervistato anche Emilio Fede, ottimo. Ma tu non offri nessuna soluzione, perché dovrei crederti? I miei esperti invece mi offrono tantissime soluzioni, si rivelano poi sbagliate, però comunque
fanno qualcosa, tu invece cosa stai offrendo? Io niente, io sto semplicemente dicendoti che più sembra così allettante la soluzione, e più facile che sia una trappola. Ora, a proposito di saper vendere, no? Cioè, come si fa ad avere queste visualizzazioni, no? E insomma, ricordiamoci l'altro invece eroe, cioè io, 7 visualizzazioni, 25. La pecora, quando vede tante pecore, praticamente abbassa, sta muta, sta zitta, non osa criticare, e quindi quando vede che qualcuno ha tutta quella strumentazione professionale e tutto, comincia, è stata programmata la pecora ad così rispettare il soldo. Lo percepisce la pecora, e quando vede tante pecore che stanno lì intorno, vede anche che deve stare zitta. È quello che vuole la pecora, non vuole pensare, vuole che pensi in gruppo. Quando vede un esperto che gli sta procurando il cibo, beh, ha trovato la soluzione, quindi è felice. Molti di noi guardano la pecora e ci chiediamo, ma com'è? Perché è così stupida? Cioè, perché non capisce che la stanno fregando, no? Però ecco, io penso che noi dobbiamo capire che comunque sia, anche se quello che ha in testa la pecora, cioè il sistema operativo che usa la pecora per votare, per vivere, per tutto quello che crede, no? Quello che gli hanno messo in testa, e comunque sia un sistema operativo, nel senso che se tu non hai quel sistema operativo non puoi funzionare. È come un computer senza il software dentro all'hard disk, non può funzionare, no? Quindi quando noi così diciamo alle pecore di ma buttati qua verso l'ignoto. È come se le stai dicendo di buttarsi verso l'ignoto, no? E quindi di lasciare tutto quel. Di cancellare, di fare una formattazione dell'hard disk di tutte le di suoi eroi che gli hanno messo in testa e tutto, e di buttarsi nell'ignoto, in questo mondo che noi che abbiamo fatto ricerca e ci siamo impegnati e abbiamo beccato tutta questa merda, tutti questi attacchi e tutto, no? Delle pecore stesse soprattutto. Sappiamo quanto è duro, no? E tutto questo sforzo che abbiamo un sistema operativo completamente molto diverso dalla pecora. E quindi non si può chiedere alla pecora di, boom, lasciare quello che ha adesso e buttarsi completamente nell'ignoto, no? E quindi purtroppo il lavoro, dobbiamo farlo noi il lavoro, ragazzi, non ci sono alternative, perché la pecora, come vediamo, per sua natura sceglie sempre la via più semplice. Ballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire Credo. di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi, sarà una straordinaria dimostrazione per questi truffaldini partitocratici. Questa è una grande idea, il leader e l'ultimo cretino della base, cioè tu che fanno insieme lo sciopero della fame. Io che mi bevo solo dei cappuccini e tu che me li paghi. Sa, lei è un professionista. Ecco, ma sono professionisti, appunto. Te ce fanno crede, no? Prima delle elezioni. Poi, una volta che prendono il potere, ci sei cascata a pecora un'altra volta. Beh, anche se non piace, io adesso dirò qual è la soluzione. Secondo me. E secondo me noi dobbiamo copiare un po' i nostri predatori, diciamo, no? E dobbiamo praticamente, semplicemente così, come loro si sforzano, pregano e fanno di tutto per entrare in contatto con la loro parte peggiore, no? Beh, allo stesso modo possiamo fare noi. Dobbiamo entrare a contatto con la nostra parte migliore, no? E per non essere più fregati. Il problema è che, diciamo, le persone che ci controllano hanno in mano la scuola, la televisione, l'informazione e tutto, no? Che ci tiene e crea, diciamo, degli schiavi perfetti, senza cervello, no? Vengono formati proprio dalla nascita a non usare il cervello, no? A essere dipendenti dal sistema. Quindi l'unica cosa che c'è da fare è togliere questo monopolio che hanno dell'informazione, questi mostri, e dirgli che guardate che non è giusto, che mandate solo un modo di vedere il mondo.
E se vediamo i risultati intorno a noi, diciamo, questo modo di vedere il mondo non sta portando a, così, a bei risultati, no? Hanno la capacità di manipolare l'essere umano a loro piacimento, no? Siamo una bella gabbia ed è durissimo uscire. Però tutta questa noia può sparire se tu cambi, stoppi il video adesso e vai dal tuo guru. Oh, 30 milioni di video visti soltanto su YouTube per BioBlu nel 2018. Pensate, 7 milioni di spettatori unici con picchi di 2 milioni di persone distinte ogni trimestre. Parliamo di 300 milioni di minuti guardati. Se li mettete in fila tutti insieme,